Buonasera Giro a tutti voi. In una tappa con pochissima pianura, i corridori hanno percorso le strade della mitica Gran Fondo Nove Colli e di Marco Pantani. È partita subito una fuga dove si è combattuto in ogni Gran Premio della montagna, in ogni discesa, tra pioggia, freddo, lungo i 204 km totali. Alla fine, sul traguardo di Cesenatico, a spuntarla è stato Jonathan Narváez. Ivan Basso è pronto a raccontarci tutto. Buonasera a tutti. Dodicesima tappa del Giro d'Italia da Cesenatico a Cesenatico, 204 km sul classico percorso della Gran Fondo Nove Colli. Anche oggi tappa segnata dal maltempo, pioggia e freddo. Fuga di 7 corridori, vittoria di Narváez. È stato una giornata relativamente tranquilla, anche se poi resa difficile appunto dal maltempo e dalla durezza del percorso, per gli uomini di classifica che si sono controllati. Pozzo Vivo ha fatto lavorare molto la squadra, ma alla fine non ha sicuramente dato fondo a un attacco che ci si aspettava nel finale. Nibali in controllo, Kelderman in controllo, Maika in controllo. Ci si avvicina alla cronometro di sabato, alle grandi montagne del finale di questo Giro d'Italia, ancora con un giro completamente aperto. Seguiteci, buona serata. Iniziamo inaugurando la nostra classifica dei top di giornata, ovviamente da Jonathan Narváez. Poco più di un mese fa vinceva a Riccione la settimana Coppie Bartali. Oggi si aggiudica un trionfo di caratura ben più elevata a Cesenatico, sullo stesso lungomare, ma 30 km più a nord, la giornata migliore della sua carriera. E c'è posto anche per lui, per Marc Padoun. È già nel primo tentativo di fuga dopo soli 10 km dal via. Ci riprova immediatamente pochi chilometri più in là, dando il via all'azione decisiva. Ci vuole una foratura per rallentarlo, lasciandogli un secondo posto con un po' di amarezza. E poi ovviamente troviamo lui, Joao Almeida. Ogni tappa difficile comincia con i dubbi sulla tenuta del portoghese e anche questa odierna si è conclusa come le altre. Giornata dura, meteo inclemente, ma Almeida è ancora in maglia rosa per il 10° giorno di fila. Anche lei è una top, è una tiratrice a volo italiana, ma è soprattutto una campionessa. Ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012 nel trap femminile ed è anche ambasciatrice di questa edizione del Giro d'Italia. Le abbiamo incontrata proprio in occasione di questa tappa, è Jessica Rossi. Sono Jessica Rossi, sono qui come ambasciatrice del CONI, è un'emozione indescrivibile. Il Giro d'Italia, insomma, viviamo tutti insieme la passione dello sport, seppur comunque non è il mio sport e purtroppo non riesco a seguirlo, però insomma fa vedere le bellezze d'Italia da nord a sud a tutto il mondo. Sono qui nella mia regione, io poi sono legata a Cesenatico perché passavo qui le mie vacanze estive quando ero bambina, quindi è un'emozione ancora più grande e sono veramente orgogliosa di essere qua. E oggi scopriamo un nuovo territorio nel nostro viaggio on the road. Qui non c'è un metro di pianura. Oggi, in questo angolo di Romagna, la frase non è un modo di dire, ma si avvicina di molto alla realtà. O si sale o si scende. Il Barbotto, ad esempio, era il secondo Gran Premio della montagna di giornata e lo si affrontava dopo aver superato Mercato Saraceno, nome che pare fin troppo minaccioso per quel tranquillo borgo. L'agguato e i dolori arrivano infatti tutti sulla salita, che comincia subito cattiva al 10%. Dopo il cimitero la pendenza dà l'impressione di mollare un poco, la strada sale per i campi e pochi boschi ed è di quelle di cui non riesci mai a scorgere la fine. Poi un cartello avverte 14%. Cinque tornanti illudono di poter prendere fiato, ma poi arriva la coltellata, 200 metri al 18%. Per chi li supera, il restante tratto di strada, che non scende mai sotto il 10%, sembrerà quasi una passeggiata. Anche Merckx, quando salì di qui nel 1973 in maglia rosa e in un giro dominato in lungo e in largo, fece una gran fatica.
Per fortuna che in cima a consolare e a ristorare c'è il Bar Barbotto, con tavoli all'aperto, un po' bar, un po' ristorante, soprattutto un rifugio. Lo gestisce, abitandoci come un monaco, Francesco Mazzoni. Lì i suoi nonni contadini avevano messo su un chiosco e la domenica facevano la piada per i turisti che passavano da lì. Poi continuò la mamma, aprendo un bar e preparando anche qualche piatto di tagliatelle. Ora continua Francesco, poco più di 40 anni, e l'80% dei suoi clienti sono i ciclisti che arrivano qui come si arriva ad un santuario, per celebrare la propria fatica, per rendere omaggio alla memoria collettiva di una passione fatta di vecchie foto, cartoline, cappellini, maglie. Francesco ha un occhio speciale per tutti. Per chi ci arriva sui gomiti, una buona dose di zuccheri. Per chi ha bisogno di una registrata alla bicicletta, camere d'aria, brugole e bombolette. Insomma, per fortuna che c'è il Bar Barbotto. Altro mondo ora, quello dei social network, in particolar modo Twitter. Ormai lo sapete, solitamente iniziamo con un tweet che si riferisce alla giornata precedente. E allora guardate questo post di Jacopo Guarnieri, che torna sulla volata di Rimini con qualche dettaglio impressionante. E poi c'è lui, Wolfie, anzi no, c'è lui, João Almeida, e decisamente la sua collezione della mascotte del Giro d'Italia si fa davvero sempre più ricca, non sa più dove metterle nella sua camera d'hotel. Richard Carapaz, vincitore del Giro d'Italia edizione 2019, segue la Corsa Rosa da lontano e segue soprattutto il suo connazionale, il vincitore quest'oggi. Grande Narvaez, te lo meriti, ormai in Italia è come correre in casa, ha scritto. Goditi questa grande vittoria. E la tappa di oggi ovviamente ha ricordato anche Marco Pantani, figlio di quella terra e amante di quelle strade. Ma a proposito, il suo amore si fa ancora sentire, e allora guardate un po' come i giornalisti stranieri presenti al Giro oggi hanno fatto una sorta di pellegrinaggio sui luoghi del pirata. Ma il ricordo di Pantani affiora naturalmente anche in centinaia di tweet dei tifosi, alcuni come questo, per esempio. Molto dolci. E così dolcemente io vi saluto, ma vi do appuntamento ovviamente a domani con Buongiorno Giro. Ci ritroveremo per iniziare così ad addentrarci anche nella tappa che ci aspetta proprio domani. Nel frattempo, per non perdervi niente, rivedere quanto è accaduto e per restare costantemente aggiornati, c'è sempre il nostro sito internet www.giroditalia.it e anche i nostri canali social ufficiali con le pagine del Giro d'Italia. Buon proseguimento!